Misterio, viviamo questo momento di preghiera. Sue grandi opere. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benedici il Signore, anima mia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Anche questa sera, fratelli e sorelle, siamo qui raccolti davanti a Padre Pio per fare un altro passo verso la sua festa, la sua solennità. Ecco, questa sera siamo invitati a guardare, penso, l'attributo più bello che possiamo dare al Signore, la sua qualità più chiara e più evidente, che è quello della misericordia, il Dio misericordioso, Dio che è longanime nel perdono, Dio che è vicino al suo popolo e vicino ad ogni uomo, con la sua bontà e la sua misericordia. Ecco, Gesù, proprio all'inizio della sua missione, ha annunziato quest'anno di grazia e di misericordia che lui portava, il giubileo, qualcosa di grande, di straordinario e di bello. E ciò che è il desiderio di Dio, di riportarci all'origine della nostra esistenza, di quell'amicizia che c'era tra l'uomo e Dio. E Gesù appunto ha annunziato, ecco, il Vangelo, la buona notizia, e la buona notizia è che Dio finalmente usava misericordia completa, quella più grande, che era il dono del Figlio Suo, e attraverso il dono del Figlio Suo, il Suo amore e questa vita nuova che noi possiamo trovare appunto nel perdono e nella riconciliazione con il Signore. Nei secoli c'è stata sempre presente, incominciando dagli Apostoli, incominciando da tanti altri santi, questa presenza del desiderio di Dio. I santi, coloro che hanno annunziato la parola di Dio, hanno realizzato nei vari periodi della storia umana questa presenza di Dio. Oggi, ecco, la Chiesa ci fa ricordare San Giuseppe da Copertino, un santo che ricordiamo soprattutto per le sue estasi, i suoi voli, perché quando andava in estasi si sollevava da terra e volava. E quindi pensiamo, ecco, questo aspetto particolare di questo santo, ma ci ricordiamo che San Giuseppe da Copertino è stato sacerdote ed è stato perciò colui del quale il Signore si serve per portare la sua misericordia. E ancora, ecco, un aspetto particolarissimo di San Pio
è proprio quello di aver passato tutta la sua vita nel servizio della misericordia di Dio, nel sacramento della riconciliazione. E nella lettera che ascolteremo tra poco, questa lettera che Padre Pio scrive, lui dice che non ha un minuto di tempo, perché tante anime corrono a lui per ricevere la misericordia del Signore. Le anime che lui dice che vuole strappare all'inferno e vuole salvare. È stato veramente bello anche l'anno della misericordia che Papa Francesco ha indetto per tutta la Chiesa, per l'umanità, vedere ecco questi due santi cappuccini, Padre Pio e Padre Leopoldo, due grandi confessori che sono stati lì nella Chiesa di San Pietro, nella Basilica di San Pietro, e vedere il Papa che pregava davanti a loro, perché ancora oggi, ecco, si rinnova nella Chiesa questa missione da parte dei sacerdoti, dei vescovi, del Papa, di essere al servizio della misericordia del Signore. E ci ricordiamo che se vogliamo trovare misericordia presso Dio, dobbiamo usare misericordia. Ecco, ci sono queste due realtà. La realtà della misericordia donata attraverso il sacramento della confessione, della riconciliazione, della penitenza. E questo è un servizio prettamente riservato ai sacerdoti che in nome della Chiesa, in nome di Dio, perdonano e quindi usano misericordia verso i fratelli. Ma c'è anche l'altra misericordia, e questo Padre Pio ci insegna questa sera, della benevolenza, della prossimità che noi dobbiamo avere verso i fratelli. E allora in questa sera vogliamo chiedere l'aiuto a Padre Pio che anche noi facciamo la nostra parte, perché la misericordia di Dio ancora oggi sia presente in questa nostra umanità. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Da una lettera di Padre Pio a Padre Benedetto. Non ho un minuto libero. Tutto il tempo è speso nel prosciogliere i fratelli dai lacci di Satana. Benedetto ne sia Dio. Quindi vi prego di non affliggermi più assieme agli altri col fare appello alla carità, perché la maggior carità è quella di strappare anime avvinte da Satana per guadagnarle a Cristo. E questo appunto io fo assiduamente, e di notte e di giorno. Glorioso San Pio, instancabile apostolo del confessionale, fa che possiamo sentire sempre in noi il desiderio di sperimentare l'infinita misericordia di Dio.
fiato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Il Padre che fa festa al prodigo suo figlio, tu mostri, Padre Pio, accanto a chi è lontano, e il Padre che è nei cieli e fa misericordia per te, fedele servo, dà pace a chi ritorna. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Fra Rinaldo Totaro ha appena il guardiano del convento di Padre Pio, di San Giovanni Rotondo, ha appena incensato le spoglie mortali di San Pio, e così sta per concludersi, si conclude questo momento di preghiera che precede tutte le sere la celebrazione dell'Eucaristia. Intanto, ecco, ora c'è la preghiera finale. Hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo Gesù, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore.